Buonasera, l'occasione stasera presentiamo un libro uscito da qualche settimana da Einaudi Stile Libero. Il titolo è Il gesto è il respiro, Pollock e Rochko. L'autore è Gregorio Botta. Io sono particolarmente contento di questa occasione, non solo per l'affetto che mi le e la stima che mi lega a Gregorio, ma anche perché è un libro che mi ha sorpreso molto. Prima di ascoltarlo, vorrei svolgere un po' in margine a questo libro qualche piccola riflessione. Ma sicuramente è un libro anomalo, molto sorprendente, che è costruito, anche se Botta non lo dice esplicitamente, per 14 piani sequenza. Cioè, i capitoli di Gregorio sono come se fossero 14 piani sequenza di un film. Piani sequenza nei quali si intrecciano in maniera molto felice vita, critica e autobiografia. Sono tre registri che si combinano continuamente all'interno delle pagine di Botta. Vite. Sicuramente Botta rilancia questa che è una tradizione, secondo me, e che sta avendo la maggiore attualità in questo momento, che è la tradizione delle vite vasariane. In fondo, spesso è un tema sul quale non si è ragionato, ma è un po' una consuetudine, cioè Vasari sta curiosamente tornando d'attualità. Cioè, si avverte l'esigenza, forse anche rispondendo a una critica eccessivamente teorica, astratta, che allontanava, c'è bisogno di ritornare a raccontare le vite in maniera critica. Scegli di raccontare due vite che hanno tanti punti di contatto. Il libro, fedele all'artificio su cui si fonda la collana di Stile Libero, Versus, mette insieme due storie con tanti punti di contatto e poi fa emergere delle differenze e alla fine delle possibili congiunzioni astrali. Gli amici, i galleristi, le mostre, la morte. Sono alcuni dei punti che hanno collegato la parabola disperante di Rochko con quella di Pollock. Ma accanto a questi punti di contatto, senz'altro siamo di fronte a due personalità che, pur essendo cresciute, avendo respirato la stessa aria, condividono soprattutto delle differenze. Botta parla esplicitamente di Yin e Yang, potremmo parlare, ma forse sarebbe retorico, di parlare di una dimensione apollinea incarnata da Rochko e di una dimensione dionisiaca, scusate, incarnata da Pollock, però probabilmente quello sulla quale Botta insiste maggiormente, è dal punto di vista formale, cioè sono due autori che incarnano due idee antitetiche del fare arte. Pittura tonale contro pittura timbrica. Mi piace molto la distinzione che fa Botta tra pittura attiva e pittura contemplativa. Quando ho letto pittura attiva, al di là dei riferimenti in qualche modo classici, non ho potuto non pensare all'Hannah Arendt di vita attiva, ovviamente. Ma dripping, da un lato il dripping. Sicuramente il dripping Botta lo descrive in maniera molto felice come apoteosi del gesto, del movimento, della materia, della densità, celebrazione dell'io. E qui voglio citare un piccolo passaggio di Botta, che su Pollock, dove in un capitolo, nel nono capitolo, Botta scrive: con lui il quadro ha cambiato definitivamente statuto. Non è più una superficie dove è rappresentato qualcosa, ma un campo di energie che ne registra il passaggio. L'opera è il risultato di un movimento vitale, inconsapevole ma preciso. Dipingere un evento, il quadro e il suo risultato. A chi gli dice che dovrebbe guardare di più la natura, Pollock risponde: sono io la natura.
molto efficace. Devo dire, tanti hanno provato a raccontare le opere di Pollock, spesso indulgendo anche in una visione romantica. Botta riesce ad essere insieme molto affabile nella scrittura. Questo è un libro, è una sorta di conversazione ideale con se stesso e con il lettore. Cioè, Botta deliberatamente sceglie un tono in cui dissolve una serie di riferimenti storico-teorici che ci sono. Già la scelta di non ricorrere all'ingombro delle note, dei riferimenti bibliografici, questo dà enorme leggerezza e piacevolezza nella lettura. Dall'altra parte, il mondo, che è molto affine alla sensibilità di Botta, e poi nell'epilogo Botta ritorna su questo, la contemplazione, il silenzio, la sparizione dell'io dal mondo, l'epifania della luce, l'immaterialità, l'intimo, qui e qui anche. Per rispettare un equilibrio, cito il passaggio in cui Botta parla di Rochko e dice: Rochko vede letteralmente sciogliersi i suoi personaggi, li vede diventare campi, forme indefinite, sagome morbide. Poco più avanti, scrive: Ecco lo scopo, essere dentro la pittura, lui e lo spettatore. Anche questa è una mossa che preserva l'opera dall'essere un oggetto di semplice consumo o piacere visivo. Le dimensioni la trasformano in puro spazio, l'imponenza è presenza, a essa non si può sfuggire. Dunque, all'apparenza, siamo ancora dentro un sistema di antitesi, di mondi che si guardano da una certa distanza. Sullo sfondo dell'America, del grande sogno americano, sul bisogno di inventare uno stile che sia fino in fondo espressione dell'American Dream. Eppure un sogno ferito, l'aspetto che sottilmente li accomuna è di elaborare due proposte linguistiche, non politiche. Vivono dentro un mondo in cui la politica aveva un ruolo decisivo. Eppure entrambi scelgono delle vie di fuga dalla politica. La loro non è un'arte impegnata, non è un'arte che prende posizione rispetto al mondo. Eppure per scegliere questa traiettoria, sia Rochko e Pollock imboccano due sentieri diversi. Il primo, Rochko ha dentro di sé, Botta lo racconta, due grandi miti. Monet e Matisse. L'altro, Pollock, ha dentro di sé un altro grande mito, Picasso. C'è tutto un mondo che è relativo alla fascinazione di Pollock per Picasso che andrebbe ancora affrontato, ancora scoperto. Ricordo quando vidi anni fa una grande mostra di Pollock a Londra, venivano in qualche modo, emergevano anche i riferimenti iconografici sottili e nascosti poi nell'opera di Pollock a Picasso. Ma ancora differenze, la lentezza, la dimensione ieratica, il senso profetico in Rochko, il silenzio, l'afasia, molto bella quella citazione da Robert Storr di Pollock come ventriloquo. E insieme ancora differenze. Il senso della misura e il senso del silenzio in Rochko, il senso della dismisura e l'urgenza dell'urlo in Pollock. In fondo, all'apparenza siamo di fronte a due autori che hanno avuto anche il grande merito di aver dischiuso due geografie diverse dell'arte. La grande geografia del tonalismo che arriva, Botta lo racconta, a Kapoor e a Tarrell, e la grande tradizione degli espressionismi novecenteschi che sceglie Pollock come grande punto di riferimento. Fin qui le vite, il recupero delle vite vasariane. Poi c'è un'altra dimensione che mi affascina di questo libro, che Botta si prende il gusto di scrivere un saggio critico libero. Provo a spiegarmi meglio. È chiaro che è un libro ricco
di riferimenti bibliografici, ricco, cioè Botta ha letto molto, ma a differenza, diciamo, degli storici dell'arte di mestiere, si può prendere la libertà di far transitare dei riferimenti tra le pieghe delle sue pagine. Cioè, delle cose, delle volte le rivela, ma molto raramente, altre volte sono talmente metabolizzate che vengono dissolte all'interno della pagina. Sono in filigrana, le puoi cogliere. Ed è un libro che si prende il gusto di azzardare. Non di rado Botta fa delle illazioni. Qualche giorno fa mi è capitato di intervistare Jordi di Huberman per un libro, uscirà domenica sulla lettura, per un libro sul tema delle lacrime, e Botta recupera un testo di Huberman. Di Huberman è un autore molto controverso. A me piace molto la definizione che Botta dà di Huberman quando parla di un'intelligenza obliqua e sorprendente. Ecco, a Botta piacciono le figure oblique e sorprendenti. E riprende la lettura che Didi Huberman ha dato di Beato Angelico, una lettura, devo dire, che a uno storico dell'arte ortodosso puoi non ridire, eppure sono convinto che quelle letture sono quelle che ti aprono la testa, sono quelle che ti fanno vedere delle cose a cui non avevi pensato. Mi farà molto piacere se dopo Gregorio potrà tornare un po' su questa rivelazione che ha Rochko di fronte a Beato Angelico, la lettura che dà di Huberman e l'incontro mancato di Pollock con Beato Angelico. Proprio l'altro giorno, parlando con Didi Huberman, mi diceva: beh, in realtà lui veramente ha anticipato Pollock. Lui mi parlava di questa grande linea e paradossalmente lo collegava molto più che a Rochko a Pollock. E quindi è una strana coincidenza. Ma mi piace molto anche l'illazione del rapporto fra Shakespeare e Pollock. In una pagina, una cosa a cui non avevo pensato, dei titoli delle opere di Pollock che rimandano a dei versi shakespeariani. E ci sono delle pagine nelle quali Gregorio riporta, lui è molto attento a quando parla, compulsa spesso i testi degli artisti, sia dell'uno che dell'altro, con una differenza, dice, quando Pollock scrive alla fine, soprattutto sono interviste, dice sempre le stesse cose di fatto. Invece Rochko è molto più meditativo, è molto più attento ad accompagnare la pratica artistica con una riflessione. Ci sono delle pagine che adesso non vi riprenderò di Rochko che potrebbero essere sul tema della spiritualità dell'arte, che per vie diverse potrebbero essere fatte proprie da Pollock. Ma oltre a questo c'è un punto sul quale voglio con voi soffermarmi stasera. Ed è il tema della scrittura critica. È un tema che mi sta molto molto a cuore, che è diventato tristemente inattuale oggi. Vale a dire che gli artisti contemporanei sembrano aver fatto spesso propria una famosa affermazione di Matisse che recitava così: statemi a sentire, volete fare pittura? Allora cominciate col farvi tagliare la lingua. Perché d'ora in poi dovete esprimervi unicamente con i pennelli. Questa affermazione molto provocatoria e icastica di Matisse sembra essere stata fatta proprio da tantissimi artisti contemporanei che hanno del tutto abdicato all'idea di riflettere sul proprio lavoro. Al massimo rilasciano interviste, al massimo raccontano la propria vita dentro il sistema dell'arte. Mentre esistita una tradizione che Botta non lo dichiara, ma recupera, che ha portato molti artisti nel corso del XX secolo ad accompagnare il proprio lavoro con una costante riflessione teorica. E attenzione, quei testi che sono spesso, è come se fossero delle guide capricciose e delusive che accompagnano le loro opere, che non dicono il senso dell'opera, ma ti offrono anche delle chiavi per accostarti al lavoro di quell'artista. È accaduto per Mondrian, per Kandinsky, per Malevich, per De Chirico, per Boccioni, per la grande tradizione.
tutta, fino a Warhol, tutta la grande tradizione artistica del XX secolo è segnata da artisti che hanno voluto affiancare quello che facevano, l'esperienza del fare, con una riflessione intorno alle ragioni filosofiche o scientifiche sottese al proprio lavoro. Talvolta raccontavano anche degli aspetti tecnici. Era quello che una figura straordinaria del secolo scorso, che era Papini, aveva detto in un articolo dimenticato del 1912 che gli artisti conoscono meglio l'arte perché la fanno e sono poeti loro stessi, più inventivi e generosi. Questa affermazione lontana di Papini, secondo me, è stata un po' presa a prestito da Botta. Questo, non lo dimentichiamo, è il libro di un artista. È il libro di un artista che lo svela solo nel congedo. Mi piace molto che tu l'abbia chiamato non epilogo o conclusione, ma congedo. È una sorta di accompagnamento all'uscita dal libro. È un libro, nel congedo Botta rivela, già c'è stato un passaggio quando parla del rapporto tra pittura timbrica e pittura tonale, c'è un riferimento importante al suo maestro, a Toti Shaloya, e che poi ritorna, è come una comparsa che sparisce, come un fenomeno carsico, ritorna alla fine del libro. E in questo modo in realtà Botta sta parlando di sé, cioè ricorre a un fantastico artificio letterario, parla di Pollock e di Rothko, ma in realtà non sta facendo nient'altro che mettere in scena sulla pagina un'autobiografia differita. Ma lui lo dice esplicitamente, cioè racconta proprio nell'ultima pagina, si descrive come il più convinto tra i rothkiani. Chi conosce il lavoro di Botta sa che è un lavoro improntato al senso dell'attesa, della spiritualità, del silenzio, della meditazione. Guarda anche alla sensibilità orientale con grande forza. Quindi è chiaro che l'idea della cappella mistica, dell'arrivare alle cose ultime, che è un po' l'obiettivo, la meta finale della ricerca di Rothko, è anche quello che cerca Gregorio nel suo lavoro. Chi conosce il suo lavoro non può non vedere nella descrizione di alcune opere di Rothko un modo per parlare di quello che sono i suoi lavori o quello che vorrebbero essere i suoi lavori. Però, e qui è il colpo significativo, in Gregorio non c'è soltanto il respiro, c'è anche il gesto. Ed è questa in fondo la ragione per la quale Pollock, che è l'autore paradossalmente più distante da lui, dentro Pollock c'è in fondo il grande epilogo della tradizione romantica, anche in questa immedesimazione tra arte e vita, che è un po' il compimento dell'estetica romantica. E con un colpo finale, in fondo Gregorio rivela come la dimensione dionisiaca sottesa all'opera di Pollock, in fondo gli appartiene. Incontrando Pollock, studiando Pollock, interrogando Pollock, in fondo ha scoperto qualcosa che è già dentro il suo lavoro. In fondo, se Rothko è la conferma di un amore, Pollock è una rivelazione di un lato di sé che probabilmente era sconosciuto a Gregorio stesso. Mi fermo, ho qualche domanda, ma vorrei subito chiedere a Gregorio come è nato, perché devo dire, lui anche ha sempre avuto una consuetudine con la scrittura, però devo dire che spesso l'ha castigata, è come se l'avesse tenuta a freno. Questo libro mi auguro che sia intanto il primo libro, che non sia un unico libro. Però non vorrei che fosse come in Alfred Kubin, un grande libro che poi non ce n'è, però resta quel grande libro. Questo è un libro, secondo me, anche importante. Mi farebbe piacere che raccontassi come è nato questo progetto e poi se potessi anche soffermarti un po' sull'incontro, la rivelazione di Beato Angelico.
Certo, grazie intanto per le parole che hai detto e grazie anche a tutti coloro che ci ascoltano. E il libro è nato spontaneamente da una chiacchiera fatta con il direttore di Einaudi Stereo Libero, che è un amico, quindi che stava lanciando questa collana, stava pensando questa collana, e mi fa: ma tu per esempio nell'arte che faresti? Io ho detto subito Pollock e Rothko, senza proprio pensarci, mi è venuto spontaneo. Poi è ovvio, e dopodiché pensandoci ho detto: ma certo, perché loro sono appunto i due, diciamo, sono i due pittori più importanti della scuola di New York, o comunque quelli più conosciuti da tutti, diciamo, quelli che sono diventati iconici. Tutti quanti riconoscono un lavoro di Pollock, tutti quanti riconoscono un lavoro di Rothko. Parentesi, tu lo pronunci alla russa, gli americani lo pronunciano all'americana e diventa Rothko. E sono loro, pur così diversi di natura, di stile, diciamo, di linguaggio artistico, anche se hanno dei, magari poi quello lo vediamo, diciamo, degli inizi in comune, pur così diversi, a portare il punto, il baricentro della pittura occidentale, lo spostano da Parigi all'America. Era il loro grande problema. Il grande problema della scuola, cioè dei pittori di New York, era il fatto che erano schiacciati da Picasso, da Matisse, e erano schiacciati dai surrealisti che durante la guerra sbarcano in massa a New York, portati da Peggy Guggenheim, e vogliono invece affermare la possibilità di un grande quadro americano. La cosa straordinaria è che lo fanno questi due persone, insieme a tanti altri ovviamente, però sono loro, e il primo è Pollock, che ha un successo immediato, strepitoso, inaspettato e per lui difficilmente gestibile, e che lo fanno però appunto queste due persone così diverse e anche però così simili. A un certo punto parlo di divergenze parallele, prendendo una vecchia, perché sono vite veramente intrecciate, ma c'hanno dei passaggi di similitudine assoluto. Per esempio, il fatto che nessuno dei due è portato per rottura, cioè loro diventano fra i più grandi due geni, diciamo, e comunque fra i più grandi autori del Novecento, non essendo, non avendo nessuna predisposizione. Nella famiglia di Pollock, i pittori erano due quelli portati, ed erano Charlie, che diventa pittore molto prima di Jackson, e lo instrada in qualche modo, lo guida in questo percorso, e l'altro fratello Sandy, che era quello più vicino a lui. E Rothko è un ragazzo molto intelligente, molto dotato, molto facile nel studio, che va all'università, ma studiando legge, dopo 2 anni la abbandona e decide di fare l'attore. E poi dopo un anno decide invece di andare a New York a fare un po' di fame, dice lui, cioè vado lì a fare un po' la fame. Poi entra a cercare un amico in una scuola di arte, vede una bella nuda ritratta e dice: quella è la mia strada. Non si sa se è vera questa storia, perché Rothko, fra le tante altre cose, era un grandissimo fabulatore, era un grandissimo narratore di sé, era uno che raccontava e ricostruiva il suo passato all'infinito facendone. Mi ha ricordato un po', io lo scrivo nel libro, il personaggio di Big Fish, che è quel film meraviglioso di oddio. Va bene, in cui appunto l'attore Ewan McGregor racconta la storia della sua vita, che per tutti appunto è un big fish, cioè una grande bugia, perché in americano si dice così, diciamo, ma poi si scopre che invece c'è del vero, solamente che è stato, diciamo, abbellito, diciamo, è stato rinvigorito. Ecco, Rothko era uno così. Quindi loro diventano i grandi del Novecento dovendo all'inizio lottare con la loro natura. Se si vedono i disegni, i lavori iniziali dell'uno e dell'altro, sono, diciamo, terribili. Il fratello di Pollock dice del lavoro di Jackson, dice: a vedere i suoi lavori uno gli dovrebbe consigliare di fare l'idraulico. Questo è lo stesso Pollock dice: non sono capace.
dice nelle lettere ai fratelli, dovrò lottare moltissimo, eccetera. Ecco, nonostante questo, nonostante questa lotta titanica che loro fanno, diciamo, per piegare la loro natura a una vocazione che evidentemente sentivano forte, anche se in modo oscuro, loro poi alla fine ce la fanno. Si affidano ognuno a un maestro diverso, Pollock a Benton, che è, per chi non lo sa, diciamo, il maestro del regionalismo americano, un figurativo quasi caricaturale, che racconta l'epopea dell'epica americana, contadini, operai, fabbriche, strade. E invece, diciamo, Rothko si affida a Milton Avery, che già allora era un pittore tonale, cioè un pittore che, per cui la luce del quadro, il tono dei colori del quadro doveva essere una cosa unificante, unita e non divisiva. Non l'abbiamo detto, penso, forse sarebbe il caso di fare questa tipo di spiegazione tra la differenza tra pittura e pittura timbrica, per chi non la sa, nel senso che appunto la pittura timbrica è la pittura che usa colori saturi, colori pieni, ed è una pittura, diciamo, che fino a metà 400 in qualche modo è quella dominante, e poi ovviamente con l'espressionismo torna. La pittura tonale è quella che si occupa della la luce generale. Diciamo che la pittura tonale indaga la luce più che i colori, indaga l'effetto della luce sugli oggetti. Possiamo dire che il primo, si dice nei libri di storia dell'arte, sia Giorgione, ma in realtà già Leonardo la prefigura, perché diciamo la prospettiva aerea, il blu, tutta quella. Ecco. La pittura tonale si occupa di luce, la pittura timbrica si occupa di colore, possiamo spiegarla così in qualche modo. Ecco, Milton Avery è un pittore tonale. Comunque, diciamo, alla fine l'uno e l'altro compiono questo percorso, e in tempi diversi, in modi diversi, riescono tutti e due a lasciare un segno fondamentale. Ora, tu mi parlavi del Beato Angelico, anche perché, diciamo, è da lì che io faccio, è il primo capitolo del libro, ed è da lì che faccio partire tutto, perché mi ha colpito molto. Uno, perché io sono un grande amante del Beato Angelico e soprattutto del convento di San Marco, che io penso sia il luogo più bello del mondo. Quindi consiglio a chi non c'è andato di andarlo a vedere, perché il convento di San Marco è un posto affrescato dall'Angelico non per gli occhi degli altri, non per gli occhi del pubblico. Nel Rinascimento, come tutti sanno, l'arte è anche una manifestazione di potenza non solo economica, ma anche intellettuale, culturale, cioè è fatta per essere vista e mostrata a tutti quanti. Il principe o la chiesa o il ricco banchiere che la ordina, la commissiona, le corporazioni che si fanno ridare nelle pale d'altari, eccetera, stanno lì anche per farsi vedere. Il convento di San Marco è dipinto da un pittore frate che, profondamente credente, al contrario di altri frati pittori dell'epoca, quindi crede a quello che fa, e dipinge per i monaci di clausura. Cioè, gli affreschi delle celle del convento sono fatti per i monaci, sono fatti solamente loro. E lì, in quel convento, lui è libero, libero dagli obblighi, libero da. In realtà crea una pittura veramente, secondo me, che guarda molto avanti, perché è già una pittura tonale, quella di Beato Angelico lì, una pittura semplificata e tonale. La cosa che mi ha colpito molto, leggendo, ristudiando per scrivere questo libro, è che Rothko, nel suo viaggio in Italia, ne fa tempo sulla sua vita, in tutti e tre i viaggi in Italia lui va a visitare il convento di San Marco, è la cosa che gli piace di più. Lui non ama il Rinascimento, perché il Rinascimento, dice, è troppo pieno di oggetti, di cose, di dettagli, di bravura, ecco. E invece ama il convento di San Marco.
di cui discute con Argan, perché poi lui ha amicizie italiane. Tra l'altro Scialoia, il mio maestro all'Accademia, era amico di Rothko, per cui discutono insieme, ecco. E io penso questa cosa, che lui lì capisce una cosa, non c'è, lui di, Vincenzo parlava degli azzardi, e questo è un azzardo. Io penso che lui lì abbia capito che ciò che lui voleva fare nella vita non era il grande quadro americano, come voleva la scuola di New York, ma era il grande affresco americano. Lui vuole fare degli affreschi. Infatti le dimensioni dei suoi quadri diventano sempre più grandi. E lui dice perché? Perché in questo modo lo spettatore può entrare nel quadro. Lui li vuole mettere bassi, non vuole che siano messi alti sulle pareti, perché vuole appunto sempre che siano a livello del corpo umano. Vuole che una luce soffusa, bassa, perché la luce forte schiaccia e appiattisce il colore, mentre invece la luce bassa costringe a fermarsi e introdurre l'elemento tempo nella contemplazione. Contemplazione, diciamo, la parola tempo già sta nella parola. Introduce il tempo nella contemplazione, perché la retina deve fermarsi, abituarsi e lentamente far affiorare tutta la ricchissima gamma di cromatica che le infinite velature che Rothko dava sul quadro fanno emergere. Ecco, per cui noi abbiamo la sensazione, di fronte a un quadro di Rothko, che il colore ci stia inondando, che stia uscendo fuori dal quadro e ci stia sommergendo, per cui veramente facciamo parte del quadro, come succede quando siamo in un affresco. Al contrario, i lavori di Pollock, ecco, questo potrebbe essere un'altra antinomia, sono dei lavori in cui ci si precipita dentro, ci si tuffa dentro, sono degli spazi cosmici, sono sono barocchi. Mentre il lavoro di Rothko è un lavoro ortogonale, il lavoro di Pollock è un lavoro barocco, per cui non c'è mai niente di dritto, è tutto curvo, è tutto movimento, è tutto danza, è tutto appunto potrebbe essere una danza cosmica. E quindi c'è anche questa antinomia. Però per tornare all'Angelico, qui abbiamo detto Rothko ama gli affreschi dell'Angelico, e saranno un imprinting, che se abbiamo tempo parliamo anche per quel che succederà dopo. Però appunto nel convento di San Marco c'è anche una cosa stranissima che ha notato solamente Didi Huberman in questo bellissimo libro fatto sull'Angelico, perché ci sono quattro finti marmi messi sotto un grande affresco, una grande sacra conversazione che si chiama La Madonna delle Ombre, però sono messi ad altezza d'uomo, ad altezza d'occhio, quindi questi marmi, e sono fatti con una tecnica che non si faceva all'epoca. E cioè, sono fatti con il dripping, scagliando il colore sull'affresco. All'epoca, diciamo, i marmoristi che facevano appunto usavano il pennello a tre dita per fare le venature, diciamo, si faceva così. E quindi Didi Huberman si chiede come mai Beato Angelico usa questa tecnica. Posto che dentro il museo non c'è niente mai di decorativo, perché ogni cosa è simbolica, vuol dire qualcosa. E quindi poi lui fa una dotta dissertazione bellissima, vertiginosa direi, per dimostrare come, diciamo, siano figure del Cristo. E il punto è, però, e in questo lui stesso fa appunto il paragone col dripping, e tu mi dici che l'ho riconfermato con te, che è la prima volta di un gesto di pittura consapevole, assoluta, fatta non per imitare
la texture del marmo, ma fatta per significare qualcosa. In questo, diciamo, si potrebbe dire appunto che sia un'anticipazione di Pippi. Ecco, per cui mi sembra bello che dentro San Marco ci siano due matrici così importanti di una pittura infinitamente lontana che molti secoli dopo è esplosa in America e in Europa. E qui mi fermo e ti passo la parola. Allora, guarda, è chiaro che cioè un fantasma tu nella tua vita è come se avessi avuto sempre un lato A e un lato B. Un lato A ti ha portato ad avere un rapporto anche urgente con la quotidianità, di frequentazione, di racconto della quotidianità, della cronaca, e un lato B è quello che ti ha portato a creare degli spazi di silenzio. È proprio un altro mondo. In realtà tu scegli due autori che secondo me raccontano, hanno un po' di affinità anche da questo punto di vista con te. Nel senso che sono due autori che sembrano, lo dicevo prima, voler marcare una netta distanza dal mondo della vita, ma hanno una profonda attrazione nei confronti del mondo della vita, pur non rivelata fino in fondo, ma nascosta. Un'opera di cui tu parli, ispirata nel titolo alla Tempesta di Shakespeare, in realtà, io ricordo quando l'ho studiata, Sul Fedon Fire. L'analisi ai raggi X ha rivelato che sotto lo strato di pittura Pollock aveva nascosto una serie di frammenti di quotidianità, bottoni, fiammiferi, puntine, monete, sigarette, tubetti di colore, addirittura chiavi. Cioè c'era il mondo, quasi le malebolge dantesche, che erano incastonate, nascoste dentro la materia della pittura, la vita, cioè quella era la vita che lui aveva provato a nascondere. Allo stesso modo, Rochko, tu citi un libro che è uno dei libri che io ho amato di più su Rochko, di Michel Butor, nel quale Michel Butor racconta un po' come na sono nate le opere di Pollock. Io ho sempre pensato che fare arte per Pollock fosse un po' come quando si mette a bollire sul fuoco una pentola d'acqua, no? Che a 45 gradi l'acqua si fa calda, a 70 rovente, a 90 arriva all'ebollizione, a 100 diventa vapore. Pollock porta la realtà a vapore, vaporizza la realtà. E c'è un passaggio del libro di Butor quando dice: guardate, sì, è vero che arriva questo. Però, in realtà, Vincenzo, stai dicendo Pollock al posto di Rothko. scusa, in realtà in Rochko succede una cosa un po' diversa, nel senso che non c'è soltanto la vaporizzazione del mondo, ma c'è un rapporto stringente con la realtà. Scrive Butor, come nelle città musulmane, all'ingombro dei bazar, alla polvere delle viuzze si contrappone quel cubo di silenzio, quell'aria di pulizia che è la moschea, così in mezzo al tumulto, alla calca, agli ingorghi di New York, con la propria pittura, Rochko vuole istituire un luogo di areazione, di purificazione, di giudizio. Ecco, a me piace che in fondo tutti e due gli autori, pur partendo da strade diverse, recuperino con forza il bisogno di guardare il mondo per farlo evaporare, Rochko, per nasconderlo, Pollock, ma entrambi hanno bisogno di questo dialogo stringente col mondo della vita. Ti ritrovi in questa lettura, ritrovi in questo gioco di antitesi qualcosa che appartiene anche a te e al tuo mondo? Adesso che appartenga anche a me, al mondo, sicuramente la velatura è una delle cose che più mi affascina e mi colpisce. Per cui, diciamo, io ho sempre la sensazione che la realtà, l'essenza, si presenta solo sotto forma di velatura.
E quindi il nascondimento sicuramente è qualcosa che ha a che vedere con il mio lavoro. Però per tornare a quello che dicevi di Pollock e di Rothko, tu dici lui nascondeva oggetti ed è verissimo, appunto, perché lui cercava appunto di mettere, io ho la sensazione che lui cercasse di mettere un ordine nel caos che anche lo attraversava e che viveva, che era sicuramente anche un fortissimo disordine emotivo. Lui era un bipolare, una persona di una gentilezza e di una timidezza estrema, e quando beveva invece di un'evolenza, di un'arroganza, di una volgarità insopportabile, cioè faceva delle cose che veramente non so come le persone che gli stavano vicino accettassero. Ma c'è un'altra cosa che lui nascondeva quando lui scopre il dripping, e cioè la figura. Lui combatte per gran parte della sua vita con la figura, nel senso che la moglie lì lo racconta, molti dei suoi lavori, anche del dripping, nascevano da figurazioni che lui disegnava nell'aria, poi il colore si poggiava al cielo, per cui nascevano da un impulso narrativo, che è parallelo a quello che dice Bottoni, che poi veniva coperto, coperto e coperto fino a che non si vedeva più niente. E non si vedeva. Ma la matrice figurale c'era lì, nascosta, e poi riemerge dopo, per cui ha questo grandissimo periodo esplosivo, dei famosi 2 anni in cui riesce a non bere niente e quindi lavora tantissimo, fa tantissimi magnifici quadri, e poi improvvisamente, quando finisce di girare il film di Hans Mammut, e gira, e se avete tempo andate su YouTube, perché soltanto sono pochi minuti, in cui si vede Pollock che dipinge su un vetro, e si vede come il suo dipingere non ci sia niente di violento, sia proprio una danza ordinata, e si capisce quando lui dice evoca lo sciamanesimo, perché appunto è uno stare con la natura, uno stare con se stesso, è un mettersi in connessione. Ecco, finisce di girare il film, lui ricomincia a bere, e da lì comincia una discesa all'inferno tremenda, veloce, rapida, fino all'incidente dopo un bisico, quasi un suicidio, che purtroppo però è anche un omicidio, perché in questo incidente muore l'amica della sua amante dell'epoca. Ecco. Ma Pollock, in tutto questo, lotta con la figura, e quando nell'ultima parte della sua vita ricomincia a far emergere la figura. Rothko ha un altro problema. Ha un problema di che i suoi quadri vengono vissuti come quadri che in fondo serenità, calma, pace. E io penso che moltissime persone che hanno visto Rothko vedono questo, e lui per tutta la vita cerca di dire: no, guardate che c'è una tragedia là dentro. Io sto raccontando anche una violenza. Anzi, una volta dice una cosa bellissima: è un momento di sospensione prima della catastrofe. Cioè, ecco. Lui poi dice questo, diciamo, inscurendo sempre più i suoi quadri. Peraltro poi una persona con un tasso di melanconia fortissimo, alla fine della sua vita proprio depresso, tant'è che la sua vita finisce con un suicidio. Però il suo colore si scurisce sempre di più, ci sono i dark paintings, poi diventano addirittura nero su grigio, marrone su grigio, fino al capolavoro assoluto, il coronamento del suo sogno, perché lui finalmente crea un posto, un luogo sacro, dove c'è la pittura, che è quella che viene da Houston Chapel, rinominata giustamente Rothko Chapel, perché l'ha fatta lui, addirittura fatto licenziare l'architetto perché non gli andava bene il progetto, perché in qualche modo lascia la sua impronta in tutto, e sostanzialmente questa chapel, che adesso è una chapel, diciamo, aperta a tutti i credi e a nessun credo, come è giusto che sia, una chapel del silenzio, una cappella del silenzio, una cappella, però domina un quasi nero.
ed è in fondo, la possiamo considerare anche il suo monumento funebre. Guarda, io credo siamo, diciamo, avremmo esaurito i nostri minuti. Sì, il tempo, sì. È un libro che vi assicuro, può essere letto anche proprio come, è proprio una narrazione critica in cui c'è un gioco anche di empatia, di immedesimazione, di lettura che propone Gregorio Botta sia con Pollock che soprattutto con Rochko. Io mi fermerei qui perché credo che i libri non vadano del tutto svelati fino in fondo. Ringrazio ovviamente il circolo dei lettori, Gregorio Einaudi Stile Libero, e appunto attraversatelo questo libro e vi assicuro vi incontrerete tantissime sorprese e rivelazioni. Buona serata e a presto, arrivederci. Grazie. Grazie, grazie a tutti, buonasera.